40 anni di isolamento totale. È l'Albania comunista, la terra delle aquile, un paese di montagne a meno di 100 km dalla Puglia. 40 anni di governo stalinista dittatoriale sotto la guida di Enver Hoxha. Una segregazione che l'ha tenuta lontana dall'Europa, nonostante avesse storia e cultura in comune con l'Italia, la Grecia, i Balcani. Ma ora anche l'Albania sembra scuotersi. A metà dicembre scontri e dimostrazioni antigoverno hanno obbligato il presidente Ramiz Alia, erede di Enver Hoxha, ad affrontare più celermente il processo di cambiamento. Sono stati autorizzati il pluripartitismo, le libere elezioni e la libertà di religione. È nato il primo partito d'opposizione, chiamato Partito Democratico, cui si è aggiunto questa settimana il secondo partito, il Partito Ecologista. Nel corso del plenum del Partito Comunista, Ramiz Alia ha ammesso che con il centralismo economico alcuni errori sono stati commessi ed ha annunciato che il partito abbandonava lo stalinismo. La statua di Stalin, che troneggiava sul viale principale di Tirana, è stata rimossa, ma quella di Lenin è rimasta. Le prime elezioni a più partiti della storia d'Albania sono ora fissate per il 10 di febbraio. Ma il Partito Democratico accusa il governo di aver stabilito una data così vicina per impedire loro di organizzarsi. Ne abbiamo parlato con uno dei leader del partito, Gramos Pasco, professore di economia all'Università di Tirana. The government accepted, legalized us very quickly. Il governo ci ha accettato e legalizzato molto in fretta, ma non seriamente. È stato un modo per calmare le acque e per fermare la tensione nel paese. Vogliono presentarsi come un partito che accetta il pluralismo, ma non agiscono di conseguenza. Ci impediscono in tutti i modi di svilupparci, di organizzarci. Spargono ogni tipo di calunnie su di noi, impediscono ai nostri attivisti di girare il paese e distribuire il nostro programma. In un paese che non conosce democrazia, sono in molti a temere scontri violenti tra dimostranti e forze dell'ordine, sull'esempio della Romania. Ci sarà una rivoluzione violenta in Albania? L'abbiamo chiesto a Sali Berisha, cardiologo. L'altra personalità del nuovo Partito Democratico. You know our philosophy is non-violence. We are trying to do our best that La nostra filosofia è la non violenza. Faremo tutto quello che potremo per non versare neanche una goccia di sangue sulle nostre strade. Ma è anche responsabilità del governo. Se provocherà un conflitto, ci potrebbe essere una strage. Tutti sono convinti, comunque, che i problemi in Albania saranno risolti con il dialogo. Il governo intanto tace, poco abituato ai metodi democratici e terrorizzato all'idea di affrontare i giornalisti. Alla fine del plenum del Partito Comunista, gli apparatchik del partito, protetti da un imponente esercito di poliziotti in divisa e in borghese, sono sfilati in penetrato. Senza annunciare alcuna delle decisioni prese. Che cosa avete discusso? Che cosa è stato deciso oggi? Molte cose. Che cosa in particolare? Non lo so. Più tardi abbiamo riconosciuto il figlio di Enver Hoxha, Kipi, ma anche da lui non siamo riusciti ad ottenere risposte. I just want to ask you a question on what you think of the new Albanian political force. Why? L'unico ad affrontare domande dirette è stato il vice ministro degli affari esteri, Mehmet Kaplani. Perché questo governo si rifiuta di rinviare le elezioni che sono fissate per febbraio?
To be more precise, not the government, but the presidium of the People's Assembly, which has the legislative power. Ad essere precisi, non è stato il governo, ma il popolo, il presidio dell'Assemblea del Popolo, che è l'organo legislativo, non il governo, che è l'organo esecutivo. In realtà, non ha rifiutato di rimandare le elezioni, ma ha spiegato che non ci sono ragioni per giustificare il ritardo. Si è fissata la data, ci sono i concorrenti, all'ultimo momento non si può fermare l'autobus per far salire l'ultimo che arriva. Ma la spinta al cambiamento viene innanzitutto dal fallimento economico. In Albania manca tutto. Un abito costa quanto un mese di lavoro, un paio di scarpe quanto una settimana, un televisore l'equivalente dello stipendio di 6 mesi. Nei negozi la carne è razionata, le verdure sono scarse. C'è qualche negozio di maglieria, qualche misero giocattolo per i bambini. Ma nonostante le grandi difficoltà, la gente è aperta, generosa, ospitale e dimostra grande saggezza nell'accogliere le novità. Sono molto felice delle novità. Sono contento di tutti questi cambiamenti. Spero di poter migliorare anche i materiali per il mio lavoro. Ma perché anche Rucci, Filoito, Dovi, tu che ne? Il cambiamento è venuto tardi, ma tutti hanno partecipato, anche i lavoratori. Sono molto contenta. Per costituire le premesse di un'economia di mercato, il governo ha ora autorizzato la proprietà privata e l'autogestione. Ma i primi tentativi finora consistono in un ristorante e in alcuni venditori ambulanti di shish kebab. Nelle fabbriche di Tirana, decenni di propaganda non riescono più a nascondere la realtà delle condizioni di lavoro. Macchinari vecchi e pericolosi, rumore assordante, orari punitivi di 48 ore alla settimana per un salario di 550 lek, circa 60.000 lire al mese. In realtà gli operai non sanno cosa vuol dire la produttività e attendono pazientemente che le autorità facciano qualcosa per migliorare la situazione. È il partito che dovrebbe migliorare le nostre condizioni di lavoro, ma non fanno abbastanza. Pensiamo che dovrebbero fare di più. Nelle città e nelle industrie il partito d'opposizione è riuscito a portare il suo messaggio, ma nelle campagne i lavoratori sono ancora fedeli al partito comunista, a Enver Hoxha e al suo delfino, Ramiz Alia. Faccio parte della gioventù comunista, sono fedele al partito e lo resterò sempre. Viva Ramiz Alia! Nonostante le concessioni, molta gente non crede alle riforme di Alia. Più di 6.000 albanesi sono fuggiti verso la Grecia durante il mese di dicembre. Davanti all'ambasciata jugoslava di Tirana si accalcano tutti coloro che cercano di ottenere un visto di transito per il Kosovo, con la scusa di una visita ai parenti. La rigida applicazione stalinista di Enver Hoxha aveva imposto all'Albania l'ateismo totale. Anche solo tenere in casa un rosario o un'immagine religiosa era un'azione punita severamente. Padre Simon Iubani, colpevole di continuare l'attività religiosa, è appena uscito dopo 26 anni di prigione. È vero che lei sta cercando di fondare un nuovo partito politico, un partito democratico cristiano? Naturalmente, il Dio nel cielo è il governo sulla terra. Noi se non costruiremo, se non formiamo un partito democristiano, noi non avremo i diritti politici, non avremo un governo rappresentativo. Ora la gente accorre da tutto il paese a portare la testimonianza del risveglio politico e spirituale della nazione albanese.